Ascoltiamo un minuto questo primo video di oggi, qui ti parlo dell'uso degli accordi sospesi. Ti ho già parlato parecchie volte di questi accordi, ma qui ti parlo di come utilizzarli. Ci sono due modi per utilizzare gli accordi sospesi. Uno è usare un accordo sospeso accompagnato dall'accordo maggiore. Allora, ricordati che l'accordo maggiore è quello che si fa dalla prima, dalla terza e dalla quinta. Tu togli la terza e metti la seconda o la quarta, che sono accordi sospesi. Per questa seconda e quarta, una nona e undicesima, non l'undicesima è sopra, sulle note sopra, più alte rispetto all'accordo che stai eseguendo. Tipo un do maggiore fa un do sus secondo, un do sus quarta, un do maggiore con diesimal nine, con l'aggiunta della nona o dell'undicesima in M. Gli esempi sono tipo Every Breath You Take, dei Police, usano accordo. Tutti accordi classici, maggiori e minori, con l'aggiunta della nona, quindi della seconda sopra, o ad esempio l'entrata di Happy Christmas di appunto John Lennon, che invece utilizza l'accordo maggiore, tipo Do maggiore, e poi per dire Re maggiore e mette la quarta, Re maggiore e mette la seconda. Quindi sono due modi di farlo. E come nel primo esempio di Happy Birthday, solo accordi sospesi, e da quell'effetto di proprio quindi c'è parola di sospensione della terza, quindi della tonalità. Sei sempre nella tonalità, però dai quel tocco di atonalità, anche se sei nella tonalità, dai quel tocco di qualcosa che è come un circolo continua a girare, che è sospeso. Mentre invece nel secondo caso, tipo Happy Christmas, colori il brano, usi l'accordo è Re, però usando la quarta e poi la seconda tu dai. Sembra che l'accordo cambi, evolvi, come se cambiasse, evolvesse la storia che stai seguendo, pur mantenendo l'accordo quello lì. L'accordo è quello, ma aggiungileci la terza, la quarta, la seconda. Quindi questi sono i due modi su cui puoi utilizzare. Poi puoi aggiungere, ad esempio, come nel jazz, si usa la settima, si usa il classico triadi, con l'aggiunta di una nota, aggiunta che è la settima, maggiore o minore. In questo caso, vedete questo accordo, in questo caso c'è la sus quarta con la settima, ed è un accordo bellissimo perché rimane sospeso. Tipo ad esempio Made Voyage di Herbie Hancock del 65. Usa tutti i brani in settima con la quarta, ed ha quel senso di sospensione tipico di questi accordi. Ciao, al prossimo video!